Consigliere Petroianni. Consigliere Valerio, prego. No, 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 ancora non parte. Via. Allora, la prima interrogazione è sinteticissima, però la risposta sarà corposa. E spero, no, anche se in formulare, la voglio in forma scritta. E riguarda tutti gli incarichi che sono stati dati ai fiduciari e mediante il sorteggio e mediante indicazioni dirette. Cioè, nel senso, spiego meglio, Presidente, così lei poi all'assessore di riferimento, che non so chi è, mi farà la cortesia di dirgli che voglio dettagliatamente, in base a tutti gli incarichi, quali sono stati fatti a sorteggio e quali no. Grazie. Beh, penso che la risposta dovrebbe essere scritta a questo punto. Non c'è una scritta. E la seconda? La seconda invece è molto generica, anche questa nel mucchio. E voglio sapere, e questo la chiedo al Presidente del Consiglio e al Segretario, se tutti i membri della Giunta Comunale rispecchiano quello che è previsto dal TUEL, e cioè dall'articolo 78, che prevede che non ci debbano essere casi di incompatibilità, oppure in alcuni settori bisogna che durante la carica, durante la fase dell'incarico, non si possano espletare attività di natura professionale singola o in forma associata. E presumo che anche questa è scritta, no? Sì. Grazie consigliere Valerio, le faccio i miei migliori complimenti per la sua velocità. Prego consigliere.